Ci sono anche 8 donne tra i 77 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera a 40 miglia a sud di Lampedusa. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte quando la Capitaneria ha ricevuto una richiesta di soccorso da un piccolo gommone in avaria. I migranti hanno dichiarato di provenire dalla Nigeria e dal Ghana. Alle 6 di questa mattina lo sbarco. Le loro condizioni non destano preoccupazione, mentre per i 100 intercettati questa mattina dalle motovedette della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto è stato necessario il trasferimento su un rimorchio approdato intorno alle 15 nel porto di Catania. Sono state fatte intervenire le motovedette, sia nostre che dei colleghi della Polizia e della Guardia di Finanza. Abbiamo fatto uscire un elicottero dalla base aerea della Guardia Costiera per verificare se in zona ci fossero, per disgrazia, qualcuno a mare. Non c'era nessuno, fortunatamente. Assiepati in questa carretta del mare, siriani ed egiziani in fuga dalla guerra. Per loro è stato meglio affrontare 7 giorni di mare e abbandonare la propria terra lacerata dall'odio. Ai soccorritori, alcuni migranti egiziani hanno detto di non aver avuto neanche il tempo di riflettere. Membri della loro famiglia sono morti al Cairo. Non avevano scelta, dovevano andare via. 17 donne e 11 bambini, molti i ragazzi che hanno accusato malori perché l'acqua potabile a bordo è finita subito e intorno per giorni solo il mare.